Cari amici di Radio Azzurra, oggi vogliamo parlarvi di spazio, di navicelle spaziali, di astronavi e così abbiamo pensato di contattare Samantha Cristoforetti, la quale però era un po' occupata. Allora abbiamo scelto un valido sostituto, vale a dire Max Pezzali, che ovviamente è in collegamento dalla sua astronave Max. Ciao Max! Esattamente, dato un abbraccio a tutti, ciao, no, perché se fossi Samantha Cristoforetti con sta voce ci sarebbe da preoccuparsi sugli effetti dell'assenza di gravità. Spazio, però, giusto. Insomma. Come stai? Benvenuto! Bene, tutto a posto, grazie a voi dell'ospitalità. Bene, tra l'altro abbiamo capito che per incontrarti mentre componi delle canzoni o bisogna andare al centro commerciale oppure forse nello spazio, non lo so. Ma diciamo io sono più uno da centro commerciale, quindi ne rimasti avrei lo spazio, purtroppo non è ancora arrivato a delle cifre accettabili per essere raggiunto, però insomma centri commerciali in qualche modo sono delle astronavi pure loro, no? Perché così... Giusto. Di solito sorgono le periferie così buie, no? con questi casermoni attorno e vedi queste astronavi scintillanti, luminose. E dato che ci vado spesso nei centri commerciali ci ho scritto anche una canzone, perché no? Esatto, poi incontrare tanta gente, vedere la gente, osservarla proprio, forse certo. Questa è la fonte di ispirazione, no? Sì, perché il centro commerciale è un po' come un acquario, no? In cui vedi tutti i pesci girare. È una sorta di osservatorio privilegiato in cui tutti in qualche modo, tutti noi che lo frequentiamo siamo lì quasi a fare una rappresentazione, no? Ognuno recita una parte ed è più facile vedere tutti perché lo spazio è ridotto, no? Relativamente ridotto, esatto. Quindi tutto sotto relativo controllo, ecco. Bella questa dell'acquario comunque. Sì, allora, è una roba lì, no? Allora, Astronave Max, chiaramente è il titolo del tuo ultimo album, al quale è legato il tour in giro per l'Italia, e domani 25 settembre sarai ad Ancona. Esattamente, e sarà di fatto la prima vera data del tour, quindi sarà la prima occasione vera e propria per vedere questo nostro spettacolo nuovo che abbiamo insomma messo in piedi, veramente imponente, perché come nello scorso tour che sì. Ci aveva visti anche 2 anni fa insomma dalle parti di Ancona, anzi proprio ad Ancona, diciamo che rispetto ad allora ci saranno le stesse canzoni anche, perché chiaramente sarà un concerto così in cui racconteremo un po' tutta la storia dalla prima canzone Non me la menare fino a oggi, però ci sarà un impianto scenico veramente impressionante. Guarda, bello ancora di quello di 2 anni fa. Non so ancora come sarà la scenografia, però credo non sarà tanto difficile immaginarlo. Sì, c'è chiaramente il riferimento all'astronave, però fatto in maniera un po' più così, addirittura il sistema di luci si alza e si abbassa, invece di essere fisso sopra si alza e si abbassa come se fosse un'astronave, ci sono delle bellissime idee per quanto riguarda la realizzazione degli schermi dietro, cioè veramente ci sono delle lettere, numeri, insomma molto molto bello, ecco, molto molto bello da vedere, non sveliamo, ma chi verrà a vedere troverà un bello spettacolo. Certo, allora infine voglio citarti anche una frase molto significativa, secondo me rilasciata, che hai rilasciato proprio tu in un'intervista: sono rimasto contro ogni pronostico a fare questo lavoro perché non racconto frottole e non prendo in giro le persone, e credo davvero che questa sia la chiave del successo che continui ad avere dopo tanto tempo. Io credo che sia un po' quello, forse. Cioè, io non ho mai barato, ecco, non ho mai fatto finta di essere un fenomeno quando non lo ero, non ho mai fatto finta di essere altro da quello che sono. Cioè, sono uno che si diverte a raccontare il proprio quotidiano nelle canzoni, quindi non mi sento un guru, non mi sento un fenomeno, non mi sento uno in grado di dispensare consigli più di tanto, non mi sento uno che ne sa più degli altri, mi sento uno semplicemente che mette le cose un po' in musica e cerca di divertirsi con esse, ecco. Bene, allora ripetiamo, 25 settembre, Pala Rossini di Ancona, Astronave Max, Max Pezzali. Ed è veramente un gran bello spettacolo, venite perché merita, insomma, non perché lo faccio io, ma ci andrei a vederlo anch'io se fossi dall'altra parte del pubblico. Insomma. Ci saremo, ti aspettiamo. Grazie Max, ti diamo appuntamento ovviamente qua su Radio Azzurra, quando magari passerà dalle nostre parti, ti aspettiamo qua. Molto molto volentieri, guarda, ti ringrazio infinitamente dello spazio. Ciao, a presto! Ciao. Un abbraccio e un abbraccio a tutti, ciao ciao ciao!